anche tu all'attore. Se voglio passendista Martinicchia, se voglio passendista Martinicchia, se voglio passendista Martinicchia, quando te chiappo sola giù la macchia, quando te chiappo sola giù la macchia, quando te chiappo sola giù la macchia, te lo farei a passalto della ranocchia, te lo farei a passalto della. La donna innamorata è mezza matta. Presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi. Vittoriano Solazzi è venuto alla 47esima mostra micologica regionale Festa del Fungo di San Sisto. Che cosa ne pensa? Come l'ha trovata? Beh, ormai credo che si iscriva questa fra le eccellenze dell'offerta regionale in tema di valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici che sono tanti di questa nostra regione, perché 47 anni non sono pochi, vuol dire che c'è stato un impegno, una passione, un amore, una dedizione da parte di chi si è inventato un evento che, insomma, basta guardarci intorno, è un successo crescente ogni anno. D'altra parte così deve essere, credo, perché in un momento come questo di crisi profonda di alcuni settori anche importanti dell'economia del nostro paese, la valorizzazione di settori come quello della cultura, come quello dell'enogastronomia, come quello del turismo, come quello dell'agricoltura è fondamentale per la ripresa che tanto agogniamo e di cui c'è bisogno. Quindi anche piccole realtà come può essere questa di San Sisto, siamo addirittura in una frazione di un comune tutto sommato piccolo, rappresentano l'eccellenza che dovrebbe essere additata, come dire, come un esempio da seguire, perché questo nostro paese ce la può fare soltanto ripartendo dalle proprie radici, dal proprio territorio, dalle eccellenze di cui disponiamo in Italia e anche nella nostra regione Marche. Eccellenze nel campo artistico, architettonico, paesaggistico, ambientale, dell'enogastronomia, della cultura, anche dell'accoglienza. Bene, complimenti davvero, e le istituzioni debbono essere vicino a chi ce la mette tutta per premere sull'acceleratore della valorizzazione dei nostri territori. Presidente, siamo nel cuore della regione storica del Montefeltro. Alcuni comuni sono già passati alla vicina Emilia-Romagna, altri sono in attesa di farlo. Qui invece c'è sempre stata una platea, un crogiuolo di opinioni anche della vicina Romagna per portare invece a sviluppo questa regione storica. Secondo lei il Montefeltro? Il Montefeltro è una cosa straordinaria, lo dico senza nessuna enfasi, no? Urbino e il Montefeltro sono un luogo, sono una storia, sono una cultura, sono dei valori straordinari. Alcuni comuni se ne sono andati e per noi è un dolore davvero, davvero grande, però io sono convinto che sia pure con gli errori che possono essere stati commessi dalla provincia di Pesaro, anche dalla regione, forse nel non essere sufficientemente vicini a questi territori, hanno fatto un grandissimo sbaglio, perché il Montefeltro è comunque una realtà, è una eccellenza.
e a parte il primo periodo in cui l'accoglienza da parte della Emilia Romagna può essere stata anche accattivante, credo che forse molti di quelli che hanno fatto quella scelta dovessero tornare indietro, ci penserebbero più di una volta, perché con tutti i limiti che questa nostra provincia ha e questa regione ha, beh, insomma, c'è un rapporto forte, c'è una sinergia forte fra i territori, c'è una storia che condividiamo insieme e che ha prodotto tanti buoni risultati. Io credo di poter dire che, o forse illudermi, che chi ci ha lasciato forse ha sbagliato, non ha calcolato a sufficienza quanto era più importante nelle Marche la loro presenza rispetto a quanto lo è in una regione come l'Emilia Romagna, che è più grande, ha altri valori di riferimento, ha altri numeri, però la determinazione delle persone non la possiamo contrastare, però certo, insomma, per un nome su tutto, perdere San Leo è chiaro che è una perdita gravissima per un territorio come il nostro. Non so quanto in più sia stato valorizzato dall'appartenenza all'Emilia Romagna. Posso dire che nonostante tutto continua a rimanere nei nostri cuori come un'eccellenza del territorio della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche. Tagliatelle con i funghi, e poi gnocchi con i funghi, sempre col sugo di funghi, poi abbiamo gli arrosti con i contorni di funghi, patatine, e piadina, e piatti rustici, ecco, arrosto, così queste cose, quello che abbiamo, che vede, le tagliatelle tutte fatte a mano come una volta, poi la piadina col prosciutto, formaggio, come pensano che vogliono mangiare, c'è un po' di tutto, sempre a base di arrosto e funghi. Funghi ci sono dappertutto, polenta molto buona con i funghi sempre, oppure con ragù, chi non può mangiare i funghi magari mangia, si prende, ci abbiamo anche il ragù, e funghi trifolati che sono speciali, misti, buoni. Quando lei fa il compleanno invita proprio tutti, invita quelli belli e anche quelli brutti, come primo ci prepara due tipi di risotti, però lei non contenta ci fa tutti i boccolotti. Quando era piccolina andava a mungere le vacche, ma lei era contenta perché beveva il latte. Una volta si è sbagliata, glielo diciamo in coro, e invece della vacca si è messa a mungere il toro. Se vuoi te do una mano solo per fare la rima, te lo chiappo con gli denti e te lo metto come prima.
abbiamo anche un esperto, l'ingegner Marco Morara del gruppo Aves di Bologna, che da anni, adesso non mi ricordo quanti, da anni vengono con gli altri suoi amici a classificare i funghi, tutti quelli che riusciamo a trovare qui sul territorio, li esponiamo. Questo della festa di San Sisto, oltre agli stand cucinare, le specialità, le tagliatelle, la polenta, i gnocchi, i funghi trifolati, l'arrosto, le salsicce, la piadina, tutte queste cose, ogni anno facciamo anche la mostra, perché vorremmo dare un contributo agli amanti che vogliono andare a funghi per fare in modo di conoscerli. In più anche perché i funghi, come tutti sapete, penso ci sono buoni, tossici e velenosi. Vorremmo che la gente non abbia delle sorprese consumando. In più l'invito è anche quello di cercare di raccogliere solo i commestibili e gli altri lasciarli sul posto, perché sono utili per l'ambiente. Noi cerchiamo anche di salvaguardare l'ambiente. Diciamo di andare a funghi perché i prodotti di raccogliere e gustarli. L'invito è anche quello di cercare di non danneggiare l'ambiente, magari di andare senza zampe, senza quelle, senza quattro, perché se uno rovina il terreno, il micelio, la produzione degli anni successivi diventa sempre di meno. Già ogni anno, una volta c'era molto anche più funghi, non so se il clima oppure i cercatori che hanno danneggiato un po', però ecco, bisogna rispettare l'ambiente. Io adesso passerei la parola al vice sindaco e portare il saluto del comune di Pian di Mileto, perché San Sisto fa parte del comune di Pian di Mileto. Applauso. Prego, Lino. Buongiorno e ben arrivati a tutti. Porto il saluto dell'amministrazione in primo luogo del sindaco Stefano Benedetti, che per motivi impellenti non è potuto essere presente questa mattina. Noi siamo orgogliosi di questo evento, di questa organizzazione, a parte la mostra del fungo, ma proprio la festa in sé, che noi piccola comunità l'aspettiamo, come io dico sempre, il Natale, perché per noi c'è solo questo. Siamo un piccolo territorio, però ci teniamo a portarlo fuori dal nostro ambiente, aprirci al mondo, perché in fondo, voglio dire, i piccoli territori tendono a chiudersi. Noi invece tendiamo ad aprirci. Io vi ringrazio di essere qui, poi vi aspettiamo a pranzo agli stand. Buonasera. Prima di passare la parola a Marco Morara, volevo ringraziare il Corpo Forestale, di Carpegna, che sono presenti, poi vedo i responsabili dell'USL del gruppo micologico, Cavalli e Luciano, che ringrazio, di oltre fare il lavoro, controllare alle bancarelle che i funghi che vendono siano quei buoni, ci danno anche dei consigli, dei suggerimenti, una mano per l'organizzazione di questa iniziativa. Io quelli del gruppo micologico non ho detto, ma Mirko e Marco, che ringrazio insieme a Marco Morara, poi Ferri che grande ci coordina, poi vedo che fra i presenti abbiamo anche il consigliere comunale di Pian di Mileto, Michela Rosati. Adesso la parola a Marco, perché inaugura brevemente un po' la mostra. Questa è la 47esima edizione, io sono qui da una quarantina d'anni, quindi insomma ne ho viste qualcuna. Direi che c'è sempre una notevole variabilità di funghi nella zona, quasi tutti vengono da qua, e in queste decine di anni abbiamo quantomeno, credo, contribuito a far sì che le persone siano un po' più accorte e che rispettino l'ambiente, primo, se stessi, mangiando delle cose buone, non delle cose da poco o velenose. Abbiamo fatto corsi, abbiamo fatto di tutto e io credo che qualche risultato sia stato raggiunto. Quest'anno abbiamo oltre 200 specie, mi pare 208 specie, non sono tantissime, ma sono abbastanza rappresentative delle specie commestibili e quelle velenose, almeno quelle che conviene conoscere meglio possibile. Buona visione e grazie. Grazie a Marco. Per chiudere la parola all'assessore Minardi. Grazie Rizziero, buongiorno a tutti.
Sono venuto come gli altri anni con grande piacere qui a San Sisto, perché credo che le istituzioni debbano essere vicine agli organizzatori di eventi come questo, che stanno in piedi grazie anche al volontariato, anzi soprattutto al volontariato, perché qui come in tante altre iniziative, in tante altre manifestazioni che si svolgono nel territorio della provincia, se non ci fossero i volontari non si sarebbe in grado di fare assolutamente nulla. E dico, devo dire grazie agli organizzatori e ai volontari, perché sono un po' la spina dorsale della società del nostro territorio provinciale, che vede tante iniziative, tante manifestazioni organizzate da tante associazioni, e veramente stanno in piedi grazie al lavoro dei volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo libero, spesso anche le proprie ferie, per la comunità di dove vivono. La festa di San Sisto è sicuramente uno degli eventi più importanti che si svolge nel territorio provinciale, ed è uno degli eventi più importanti anche perché apre la stagione autunnale. Con San Sisto si apre il periodo autunnale delle manifestazioni che sono rivolte ai prodotti del bosco, ai prodotti della terra, a partire dal fungo, ma non dimentichiamo mai il re Tartufo, che vede nel nostro territorio tre fiere nazionali, quella di Acqualagna, quella di Sant'Angelo in Vado e dall'anno scorso nazionale anche quella di Pergola. Ecco, queste iniziative, queste manifestazioni hanno sicuramente il compito, l'obiettivo di valorizzare il prodotto, quindi di valorizzare i funghi, di valorizzare il prodotto della terra, ma hanno anche una grande valenza di promozione turistica. Sappiamo bene come Rizziero tenga a tutto il tema della valorizzazione del Montefeltro. Ieri sera eravamo a Carpegna a consegnare un importante premio ad un artista per il Montefeltro Day, come occasione di apertura del Montefeltro al resto del territorio, quindi non solo a livello regionale ma anche a livello interregionale, perché il Montefeltro è, diciamo, il cuore della nostra provincia, ma il Montefeltro rappresenta quella bellezza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico, i borghi, i centri storici, quelle opportunità che credo poche altre province, poche altre regioni d'Italia possano vantarsi di avere. Cioè, qui abbiamo il paesaggio dipinto da Piero della Francesca, il paesaggio dipinto da Raffaello. Ecco, sono delle eccellenze che i nostri predecessori, i nostri padri, i nostri nonni, ma ancora di più, hanno preservato dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e questo credo che lo dobbiamo portare come onore. E questo territorio preservato dobbiamo continuare a preservarlo anche per le future generazioni. Io dico sempre, noi siamo sulla terra in questo momento, dovremmo avere un obiettivo di lasciare il pianeta meglio di come lo abbiamo lasciato. È impossibile, non lo lasceremo di come l'abbiamo trovato, giustamente, scusate. Dovremmo lasciarlo meglio di come l'abbiamo trovato, cosa sicuramente impossibile, ma sarebbe già un bel risultato se riuscissimo a lasciarlo alle stesse condizioni di come lo abbiamo trovato quando siamo nati. Ecco, quindi il rispetto del territorio, il rispetto del paesaggio, il rispetto dell'ambiente, e sicuramente anche la presenza di un parco, qui quello del Sasso Simone Simoncello, rappresenta una volontà precisa di salvaguardia del territorio, che può avere anche grandi opportunità e grandi valenze dal punto di vista turistico. Concludo facendo i complimenti, è la mostra micologica più importante che io conosca, quella di San Sisto, perché ne ho visitate tante, ma oltre 200 specie esposte in una mostra come questa non ne ho trovate da altre parti, neppure quando sono andato in vacanza in Alto Adige ne ho viste un paio, ma erano un terzo di queste, e vi garantisco che erano mostre micologiche abbastanza importanti, almeno per quel territorio. Un grazie al Deus Ex Machina di Rizziero, che è l'organizzatore, diciamo il fondatore, ideatore e organizzatore dell'iniziativa, ma credo che Rizziero senza l'aiuto dei volontari ben poco possa fare. Quindi un grazie di cuore veramente a tutti i volontari e anche a tutti quanti voi, a partire dalla rappresentanza del Corpo Forestale, che è qui di fianco a noi, che ci garantisce la sicurezza e anche il rispetto del territorio e dell'ambiente. Che di conforto che ci ha dato, anche le testimonianze che ha portato, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, una cosa è vero. San Sisto è un po', ogni anno lanciamo un'idea, adesso ne stiamo lanciando un'altra, stiamo rimediando un po' di soldi,
vogliamo lanciare un'oppa contro San Leo, perché San Sisto vuole la capitale del Montefeltro, perché loro sono un po' passivi, noi vogliamo essere un luogo dove uno è attivo, che lancia le idee, per così. Un'altra manifestazione, abbiamo fatto anche un incontro, stiamo un po' mettendo da... è anche una cosa un po' provocatoria, però cerchiamo di dare una scossa, che San Leo lo vorremmo veramente fare per valorizzare il Montefeltro, che vediamo cerca un po' troppo solo per sé, invece qui bisogna che insieme lavoriamo per valorizzare il territorio. Adesso vediamo con quest'oppa come riusciamo un pochino a smuovere le acque. Grazie di nuovo a tutti, buon proseguimento della visita, poi chi vuole gli stenzo in funzione per assaggiare. Qui c'è poca gente di San Sisto, perché gli altri, è vero, lui ha ringraziato me, che lo ringrazio, però qui fa 250 abitanti e tutti, ossia, un po' non riescono, poi più anziani e quei più piccoli, gli altri sono tutti sparsi per i stand per cercare. Sono 250 dare... abitanti, 251 sono a lavorare. A me mi accusano sempre che di Mantese il libro, anche questo non è una cosa da poco. Grazie di nuovo a tutti. Un momento pericoloso, perché è una possibilità a carico del sindaco, quindi distrugge le cellule epatiche, e nel caso in cui la persona ha consumato una quantità sufficiente porta alla morte, salvo trapianti di fegato che attualmente vengono effettuati proprio anche a causa di questo punto. Diciamo, difficoltà di riconoscimento non ce ne sono, però le persone purtroppo continuano ad andare per comuni con un'estrema superficialità. Il rischio, anche per i raccoglitori esperti, è la confusione tra questo fungo quando è allo stadio di Ovolo, cioè quando è ancora racchiuso all'interno di un involucro che lo racchiude completamente, e quest'altra, che è una specie ottima commestibile, che però quando è ancora racchiuso nell'ovulo è potenzialmente consumibile, ragione per la quale la malattia pesare è questa, legge stata la raccolta allo stadio di ovulo, quindi si spezza le morte teoricamente non si intossica, però sappiamo che le norme spesso vengono violate, quindi diciamo il fatto poi che questo manifesti una colorazione avanzata una volta che il cappotto si sviluppa dimostra che non siamo in presenza di una manifestazione. Questi non sono quindi propriamente mortali, ma appartenendo al genere di fiato ci sono dei piccoli funghi come può essere quello o grosso modo come l'effetto simile a questi, che crescono anche nei giardini, nei parchi cittadini, a volte vengono costruiti con una piccola specie di un'analisi che crescono in un certo ambito, e hanno una sintomatologia identica a quella di una vita palese, cioè contengono le stesse tossine addirittura e hanno la stessa sindrome di tossine. L'anno scorso abbiamo avuto diverse investigazioni dalle fiota brune incarnate nel Bolognese, insieme alle fiota incarnate, che sono una delle fiota più grandi, sono quelle piccole fiota che hanno una sintomatologia tossica e permanente grafica. La domanda è questa: ci sono quindi degli immortali, quindi velenosi. Allora, mediamente, un fungo velenoso, che cosa si combina, diciamo, quali sono i danni e magari anche se qualcuno come accorgersi un mal di pancia o qualcosa di più, perché però si può capire che si sta attaccando in un guaio. Chi si caccia in un guaio a volte ignora di essersi cacciato in un guaio, quindi anche le specie mortali hanno inizialmente una sintomatologia di tipo gastroenterico, che poi risiede e c'è una situazione di benessere. Solitamente chi ignora questi primi sintomi ha poi i danni più importanti quando subentrano i successivi episodi. Quindi, diciamo che la sintomatologia dei funghi normalmente non mortali è di tipo gastrointestinale, vomito, diarrea, nausea. Chiaramente, la stessa sintomatologia porteranno anche le specie mortali, quindi mai trascurare disturbi importanti quando si è mangiato funghi.
Devo dire che però a volte la persona che assolutamente c'è nel futuro trova un errore fatale oppure può essere anche uno studio ambientale che non è stato dato dal fungo. Il fungo è il primo che viene identificato come colpevole, a volte come l'altro, come magari non è normale il fungo del fungo, è legato ad altre problematiche. Comunque, generalmente, le specie forse velenose ma non mortali, la sintomatologia resta e non lascia generalmente danni permanenti, cosa che invece per le specie che sono presenti mortali potrebbe essere. Una domanda subito, la dieta non è stata fatta per il mondo, ma non è stata fatta per quanto tempo che io mi accorgo quindi di un disturbo, quanto tempo si può salvare, questa è la domanda, e quindi si può essere immagino che si fare, però io vedo. Assolutamente, ci si può salvare e generalmente la comparsa dei sintomi delle specie potenzialmente mortali è abbastanza tardiva, con linee di demarcazione che non è sempre vera, ma diciamo viene tenuta in considerazione anche dei medici che sono le 6 ore. Però si può assolutamente salvare. La cosa da fare nel momento che ha dei dubbi e si rivolge al pronto soccorso o all'ospedale, cercare di recuperare tutti i residui di quei funghi, che siano residui di impasto preparato, che siano residui di pulitura, che siano una parte dei funghi freschi che magari non abbiamo più cucinati, e portarli fin c'è presso l'ospedale, in modo da dare la possibilità a persone, diciamo a micologi delle ASL, che intervengono in questi casi contattati dai medici, di sapere e di riuscire a salire a cosa ha mangiato la persona. Che come dico, a volte potrebbero non essere necessariamente funghi. Quindi diciamo, per imparare a conoscere questo tipo di attività, i ginecologi che sono presenti sul territorio è un ottimo sistema. Per invece fare controllare il raccolto, anche quando magari siamo sicuri, perché non abbiamo un sospetto assoluto, ci sono gli strumenti ginecologici delle basi che sono punti di controllo che possono essere grazie a internet o rivolgendosi a altre locali, dove ci sono in orari tempi stabiliti la possibilità di accedere per controllare gratuitamente il di Bologna, quindi la fa dire cosa occorre in Emilia Romagna per la raccolta, che è un semplice trattamento di intestino, quindi è una sorta di balzello che noi, diciamo, faccio parte anche di un gruppo nucleofico, abbiamo da subito contestato, intanto questo tipo di normativa, non dando più uno strumento in più al raccoglitore, che non so quale semplicemente di dover pagare una così, perché chi ottiene il tesserino per la raccolta debba preventivamente frequentare un corso in cui gli vengono date queste informazioni e soprattutto la consapevolezza che quei funghi non si scherzano, cioè che quindi si può morire e continua a pensare che sono morte abbastanza forti, perché comunque noi vediamo sempre il funghi come qualcosa di vediamo quindi pubblicalistico, ma in realtà il funghi è un organismo che ha la sua funzione nel territorio di crescita. Noi alla fine lo utilizziamo e questo va benissimo, però non è il principale scopo che ha quell'organismo, quindi il fatto di mangiarlo è qualcosa di secondario che dobbiamo affrontare come prima causa di
Col nome porcino vengono indicate almeno quattro specie che per caratteristiche organolettiche e commerciali possono essere tutti chiamati porcini. Qui sono fortunatamente rappresentati tutti, dal Boletus aereus e Stivalis, che sono più tipici di queste zone, dal Boletus edulis e pinophilus, che sono diciamo, porcini che crescono a altitudini un po' più elevate. Non c'è possibilità di confusione se li consideriamo in tutti i loro, le loro caratteristiche, che sono sostanzialmente pori e tubuli bianchi in gioventù, carne bianca immutabile e un reticolo sul gambo. L'unico sosia veramente tale è un diciamo, appartenente alla famiglia delle boletacee, che ha sapore amaro. Ah, quindi non è velenoso, però non corriamo okay. Rischi. Allora, la manita cesare che è quella famosa che abbiamo visto prima, sì, che purtroppo si può confondere, esatto, con quella soprattutto okay. Ripeto, quando è allo stadio di ovulo chiuso, è uno dei pochissimi funghi che, per i quali possono essere consumati da crudi. Cioè, adesso c'è molta la mania di consumare cibo crudo, pesce o quant'altro. Per i funghi il consumo da crudo è un'eccezione. Quindi questo comunque, signori, non raccoglietelo, acquistatelo del oppure raccoglietelo, fatelo controllare. Però il modo migliore per assaporarlo è sicuramente in insalata, sempre in modica quantità, mentre per esempio il porcino consumato in insalata dà problemi gastrointestinali anche importanti a una buona percentuale di persone. C'è sugli alberi, non è come molti pensano, tutti i funghi che crescono sugli alberi sono commestibili, bisogna comunque riconoscerli. È volgarmente chiamato a livello nazionale chiodino, il nome scientifico è Armillaria mellea, è un fungo comunque da trattare con particolare attenzione, nel senso che vanno raccolti esemplari giovani, va scartato il gambo e la cottura deve essere prolungata. Ripeto, cottura prolungata significa almeno mezz'ora di cottura, e quindi non fritti e non alla griglia. E questo è altrettanto conosciuto, crescono sugli alberi ma è velenoso.